carino che sei. Pollo Shiny, almeno tu sei tornato. Oh no, sto per essere bullizzato malissimo. Sta facendo qualcosa, sta caricando qualcosa, occhio. Ma ha fatto malissimo, ragazzi. Sei utilissimo, Ciccio, grazie dell'aiuto. Oh mio Dio, sei fatto così sotto? Ok, c'ha 1158 di vita. Ragazzi, non fategli troppo male. No, ok, siamo onesti. È stato un viaggio veramente molto semplice. Oh, sembra tipo un coniglietto pasquale. Ma guardalo, piccolo stellino. Attaccateli! Attaccateli senza il benché minimo rispetto. Wow! Salve a tutti, io sono Drone Gamer e bentornati su Palworld. Signori, questo gioco mi sta prendendo più di quanto mi sarei mai aspettato. Lo scorso episodio siamo riusciti a migliorare decisamente la nostra base, sbloccando tante nuove strutture, equipaggiamento e via dicendo. E abbiamo trovato anche dei pal molto interessanti e belli potenti, alcuni anche abbastanza strani, siamo onesti. Ho trovato anche il mio primo shiny, solo che quella parte in realtà voi non l'avete ancora vista. Ci sono 3-4 minuti di video che dovete ancora vedere, ve li vedete adesso e noi riprendiamo le nostre avventure fra qualche minuto. Ad ogni modo dovrei finalmente poter sbloccare un sacco di cose, tra cui la sellina del Nightwing. Sì, questa per il prossimo episodio, assolutamente. Ma anche il banco da lavoro delle sfere e possiamo craftarci la megasfera. Ok, ok, mi piace quello che mi hai appena detto, gioco. Tuttavia il banco da lavoro delle sfere ci richiede 10 frammenti di Paldium. Io li ho consumati tutti per craftare le sfere nel frattempo. E ovviamente i cari buoni vecchi chiodi. Questo non è un grande problema, perché basta che dico ai ragazzuoli di craftarmi un po' di chiodi mentre sono via. Solo 4? Ma dove sono finiti tutti i lingotti? Ogni volta sto problema. Ah, saranno ancora qua molto probabilmente. Sì, c'erano in effetti 19 lingotti. Scarica tutto qui, ottimo. Per quanto riguarda la raccolta dei frammenti di Paldium, me ne posso occupare per adesso direttamente io. C'è un altro ovetto strano. Dobbiamo trovare un modo per sbloccare l'incubatrice. Tuttavia non so a che livello la potremo ottenere. Aspetta un secondo che intanto mi riposo. È un bello ovetto blu, anche grande, è un large dump egg. La cosa strana è che per adesso non sappiamo a quali creature appartengano. Ma in questo gioco non ci sono troppi problemi, non abbiamo i limiti per quanto riguarda la quantità di... Ciao pollo. Dove andate, ribello? Peraltro, vi ricordate il pollo shiny che ho trovato il primo episodio? Ed è spawnato! Altrimenti lo avrei catturato, la prima volta l'ho lasciato stare, perché, sì, insomma, non mi pareva il caso di affrontarlo, ero livello 1. Che poi, detto tra noi, io do per scontato che sia despawnato o sia morto. Buon Salvino? E tu cosa cocchio sei? Ma che carino che sei! Sembra molto tranquillo di livello 14, peraltro. Pollo si trovava da queste parti, pollo shiny. Ma credo proprio che sia stata una sorta di casualità. Già, non c'è più. Ma porca la miseria, non potevi aspettare, pollo shiny. Buongiornissimo, stavo esplorando a random e ho trovato un po' di cosine. Che poi, scusate, dov'era quel dinosauro strano che ho visto prima? Non mi dite che uno spawn raro e casuale dura per tipo qualche minuto e poi sparisce all'improvviso? Perché mi incocchio proprio una cifra. Pollo shiny, almeno tu sei tornato. Ferma tutto, fammi scendere, fammi scendere, fammi scendere. Pollo shiny di che livello è? Livello 4. No, aspetta, torna dentro tu che probabilmente lo ammazzi. 22% di probabilità automatica. No, no, tutto lo catturo all'istante. Ciao ciccio, non voglio ammazzarti. Ok, ok, ha più vita del previsto, quindi lo possiamo colpire un po' di volte, aumentando le probabilità di catturarlo. Bani. Ok, 45% dovrebbe essere più che sufficiente. Pollo shiny, tu sei mio. Guarda che si ribella. Smettila di ribellarti. Arrenditi al tuo destino. Oh, alleluia. Abbiamo il pollo shiny. Ottimo, ottimo, ottimo. Mi ha dato un bel boost di esperienza, peraltro. Ah, eccola laggiù la creatura. È un dinosom. Ok, io sono in partita da talmente tanto che non so neanche se avrò diviso l'episodio. Ok, proviamo a catturarlo. Non so nemmeno io se funzionerà. Mi sento quasi in colpa ad attaccarlo. Ha sparato una scoreggia dal culo. Dai, fatti catturare, piccolo stellino. Guardalo quanto sei carino e puccioso. Oh, a te. Non si cocchi com'è. Vediamo che provo a catturarlo un attimino. Voglio lanciargli una sferetta quando è un secondo. 17% un po' bassino. Infatti è riuscito a uscire. Ma no! Dino, Dino. Ah! Ok, no, non fai troppissimi danni. Però diciamo che non mi fai neanche le carezzine. Come 7% e basta. Dai. Aspetta, provo ad attaccarlo alle spalle. È che è difficile. Mi ha bloccato, mi ha bloccato, mi ha bloccato. Dicevo, è difficile farsi dare le spalle. Dai, mi ha fatto sprecare una marea di sfere. 54%. Che puccio di culo. Ottimo! E abbiamo Dinosom! Oh mio Dio, dicono che quando è arrabbiato non c'è modo di farlo star tranquillo. E mi sono accorto! Mi ha fatto
più danni del previsto. Tu sembri tipo un Pokémon lontano un chilometro, se qualcuno avesse dei dubbi. Ti ho beccato per buccio di culo perché non t'ho mai visto in altre zone, ma vabbè, dettagli. Comunque ha 2 nella raccolta di legna e 2 nella gestione dei campi. Ah, ok. Ok, ok, ok. Lo mettiamo casomai al posto del nostro cervo. Ed eccoci ritornati al presente. In verità i suddetti PAL li devo ancora testare. Mi sono divertito a raccogliere un po' di risorse e via dicendo. Anzi, i nostri ragazzuoli stanno letteralmente devastando la zona circostante, farmando una marea di risorse. Il legno l'ho già riportato indietro. Qui abbiamo 278 unità di pietra. Spè, sono troppo pesante, ma porca la miseria, datemi un mezzo secondo. Droppa tutto a terra, porca la miseria. Sono stati commessi degli errori. In realtà, mi sono appena ricordato, non si può volare dopo le 18. Che stavo raccogliendo dei minerali perché ci servono assolutamente una marea di lingotti, perché ci vengono richieste da tutte le altre ricette di crafting. Buon salve. Ma la smettiamo di droppare tutto a terra? Pertanto vediamo di craftare altri 56 lingotti. Ciccio, volpina di fuoco, datti una mossa. Nel frattempo mi dicono dalla regia che ci stanno per attaccare. Oh, ma che rottura di scatole, non riesco ad avere 5 secondi di pace. Ho avuto... Ah, eccoli che arrivano. Aspetta, signori. Aia, c'era bisogno di picchiarmi. Oddio, non è la cosa più saggia da fare attaccarmi all'improvviso. Voglio dire, non nella nostra base quando siamo circondati dai PAL. E via dicendo. Bani, date boni. Grazie, che gentili, esattamente ciò di cui avevo bisogno. Mi hanno droppato un sacco di risorsine. Il problema è che adesso i loro cadaveri sono letteralmente dovunque. Ma porca di quelli per porca. Hanno trovato il pino di fuoco e se ne salva? Sì, perché ne vedevo un po' in giro. E lo ammetto, mi ero un attimino preoccupato. Sempre lo scorso episodio abbiamo level upato fino al livello 15. E mi sono accorto solo dopo che possiamo craftare direttamente noi stessi la collana di Daydream, che ci permette di averlo sempre disponibile sul campo di battaglia. Possiamo avere la sella di Melpaka, che non mi farebbe schifo. I guanti di Killamari ci permettono di utilizzarlo come glider, quindi possiamo planare, soprattutto quando ci troviamo ad elevate altezze. Oppure possiamo avere la piccola Leafmunk, che usa la sua mitragliatrice. Oddio, questa la voglio vedere assolutamente. Sono tutte cose molto ma molto interessanti. Inoltre possiamo sbloccare anche qualche nuova costruzione, come ad esempio il campo di grano. Sì, ma di questo passo faccio fuori tutti i punti tecnologia. E abbiamo anche il mulino, che ci permette di convertire il suddetto grano in farina. Pian piano ci arriviamo, gente. Anche la viewing cage. Ah, ci possiamo mettere dei PAL all'interno. Loro non lavoreranno, ma è una sorta di gabbia in cui metterli in mostra. Inoltre voglio craftare appena possibile la sellina di Nightwing, così possiamo finalmente spiccare il volo. Quindi sì, figlioli, ci aspetta tanto, ma tanto tanto lavoro. Wow, mi avete craftato una marea di freccine. Grazie, ragazzuoli. Vediamo di convertire quel poco di lana che abbiamo accumulato in tessuto, perché alcune delle nuove ricette me la stavano richiedendo. Però siamo davvero tanto giù di lana. Che rottura di scatole. Abbiamo craftato il banco delle sfere, perché ci era richiesto effettivamente per poter craftare le nuove mega sfere con cui catturare i PAL più potenti. Ad ogni modo, andiamo al banco per craftare l'attrezzatura dei PAL. E come dicevamo, craftiamo la collana di Daydream. Non so quanto tempo richiederà. Oddio, molto più del previsto. Ragazzi, mi venite a dare una mano, grazie. Ho scoperto inoltre che l'equipaggiamento dei nostri PAL occupa una sezione dedicata del nostro menu e si applica a tutti i PAL di quella specifica tipologia. E 3, e 2, e 1, e abemus la collanina. Ottimo. Perché Daydream non è ancora comparso? Eccolo qua, vedete? Direttamente pronto all'uso, anche se io non l'ho fatto uscire dalla sferonza. Ed il bello, come vi ho detto lo scorso episodio, è che i nemici non lo possono attaccare, quindi è letteralmente invulnerabile. Se noi avessimo 2 Daydream, sarebbero entrambi presenti direttamente sulla mappa. Poi, oddio, io voglio prima di tutto fare i guanti di Killamari e poi craftiamo la mitragliatrice per il piccolo Leafmunk, lì come cocchio si chiama. Anche perché ne ho solo uno, purtroppo, ne dobbiamo catturare assolutamente altri. Tuttavia non ricordo se Killamari l'abbiamo messo a lavorare nel ranch oppure no. Adesso vediamo casomai di formare quindi una nuova squadra. Aspetta, la sellina, altrimenti non posso volare. Aspetta un secondo. Lon, ti ricordi quella volta che hai consumato il tessuto per fare i guanti di Killamari? Non è stata la migliore delle tue idee. Fatto sta che comunque mi serve anche un po' di pelle
che dobbiamo andarci a procurare facendo fuori i porceddu. I porceddu di sicuro. Tuttavia, prima di partire all'avventura, vi ricordo che dobbiamo ancora levelappare a 10 la nostra base. Nei commenti mi avete detto, aha, che ci permetterà di costruire una seconda base dove ci pare e piace. Tuttavia, prima devo costruire il banco da lavoro delle sfere. Dimmi che lo posso piazzare. Gioco dice sì. Mettiamolo sempre qua all'interno. E direi che è il caso di craftare magari qualche sfera verde di tipo mega, perché vorrei semplificarmi la vita. Alcuni pal stanno diventando un pochettino ostici, in effetti. Non posso tirargli sfere blu fino alla fine dei tempi. Cosa mi richiedono? Dei lingotti? Per davvero? Ok, senti, craftamene al massimo 10, perché purtroppo riuscire a convertire abbastanza minerali in lingotti allo stato attuale è problematico e pesano peraltro un botto. Sto avendo grossi problemi di peso. No, scusi, Gianbrunilde, non le sto facendo body shaming. Porti pazienza. E levelappone. Yay. Oh, una seconda base è un sogno che diventa realtà. Ok, sono il primo a dire che non serve a nulla, ma fatemi spawnare il pollo di tipo shiny. Guardalo quanto non è grosso, è gigantesco. Non fa quasi nulla, come ho detto è uno slot praticamente sprecato. Ma va bene così, gli vogliamo bene comunque. Inoltre nei commenti mi avete detto che dovrei assaltare la base, quella laggiù, la torre del sindacato di Rain. Non lo sapevo, ok, appena possibile vediamo di farci un bel saltino. Il problema è che non abbiamo attivato i teletrasportatori che si trovano in zona, quindi la dovremo raggiungere direttamente noi. Vabbè, non è un viaggio poi così lungo. Ricordo di essere stato da queste parti, ma qualcuno mi ha bullizzato malissimo. Ehi, aspetta, abbiamo un mini boss Chillet di livello 11. Beh, questo lo possiamo catturare. Ok, partiamo all'avventura a piedi. No, col cocchio. Per una buona volta abbiamo il lupo che mi può dare un passaggio, quindi tanto vale approfittarne. Allora, la torre è bella in alto, però se facciamo il giro dovremmo essere virtualmente a posto. E col senno di poi ci avrei impiegato tipo 11,8 secondi a raggiungerla. E chi cocchio lo sapeva? Ciccio, fammi scendere qua che intanto attiviamo il viaggio veloce. Perfetto. Ok, fatemi dare un'occhiata in giro se c'è qualche creatura che possiamo catturare molto ma molto rapidamente. Come ho detto, qua non siamo mai stati. Wow, quindi questa è la torre del nemico. Da quello che ho capito avremo 10 minuti per affrontare la boss battle. Se il tempo scade, ovviamente perderemo lo scontro. Sentite, io una prova veloce ce la faccio a sto punto. Volevo potenziarmi un attimino, ma... dai, vediamo cosa accade, peggiore delle ipotesi, figlioli. Ho paura, si fa tutto da capo. Ah, a quanto pare c'è anche la cutscene. Aspetta, dove poi siamo finiti? Scusate, questo è l'interno della torre. Buon Salvino. C'è una tenera e docile signorina che sicuramente non è malvagia e cattiva. Oh, quello l'ho visto, quello con la mitragliatrice. Era sulla copertina del gioco. Salve, signorina. Che bello, anche lei gioca coi pal. Oddio, è lui, vero? Oh, no. Sto per essere bullizzato malissimo. E questa chi cocchio è? La signorina Zoe con Grizzbolt. Oh no, il Pikachu incazzato con la vita. E direi decisamente molto ma molto oversized. Allora, Direwolf, vedi, anzi Direhowl. Ah, hanno fatto malissimo. Vedi di attaccarlo, porca la miseria. Ha 30.000 di vita. Ma mi prendete in giro. Aspetta, 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 no, 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 no. Aiuto, ho paura, il lupo c'ha fame. Adesso c'hai fame. Ma ti pare il caso, non è il momento più adatto? Oh, per farsi venire fame. Ok, questo è super... mega incocchiato. Zio Billy, li abbiamo appena tolto 1500 di vita. E già sto tirando uno sfacello di porchi. Daydream, cortesemente lo puoi attaccare quando hai un secondo. Ok ragazzi, io tiro la sua attenzione. Voi sparategli, perché non possiamo avere più di un pal pronto all'uso. Il problema è che non mi posso neanche curare. Non ho ancora capito come farlo. Cioè, nei commenti mi avete detto che dovrei trovare un pal che ha un'abilità specifica di cura, neanche a farlo apposta. Oh, zio Billy! Ah, Bonnie. Ok, devo dargli da mangiare in qualche modo. Abbiamo delle baccucce. Aspetta, tasto destro. Direhowl, apposta, hai mangiato? Bravo, Ciccio. Ora, cortesemente, torna ad attaccare il nemico. Che ci stanno facendo il culo a strisce. Domanda, se lo attacco alla testa, gli faccio attacco critico? Questa è una bella domanda. Non me lo sono mai posto il quesito. Oh, sta facendo qualcosa, sta caricando qualcosa. Occhio! Ma ha fatto malissimo, ragazzi. Ok, Direhowl non se la passa molto bene. Vediamo di schierare Malpaka. Quando hai un secondo, Malpaka? Aio! 5 secondi, mi ha attaccato a ripetizione. Ok, gli abbiamo tolto un terzo della vita. E abbiamo ancora quanto tempo? 8 minuti, non è male. Oh no, sta di nuovo caricando un attacco. Aspetta. Aia!
Volevo ripararmi dietro una colonnina, ma in sto gioco gli attacchi passano anche attraverso gli oggetti. So che allo stato attuale si può catturare questo simpatico pal, perché c'è un glitch e tutte cose. No, non ho attivato il suddetto glitch e non ho intenzione di farlo. Aiuto, aiuto. Malpaca, un aiutino veloce. Aia. Per fortuna che abbiamo aumentato l'HP, ma che stracocchio. Ok, Malpaca non se la passa per niente bene. Ancora un terzo di vita. E il nostro boss è invece ancora troppa, decisamente troppa vita. Sto qua dietro, non puoi attaccarmi se sono qua dietro. Ma perché siete tutti affamati quest'oggi? Aiuto, aiuto, mi segue. Ce l'ha con me, qualcuno mi salvi. Un aiutino veloce, aspetta. Ok, io lo sto tenendo distratto, che non mi pare la cosa più stupida della vita. Malpaca si è anche curato nel frattempo. Che culo per te, ciccio. E mentre stavo bevendo un bicchiere d'acqua, Malpaca si è quasi fatto uccidere. Ok, Rush Roar, non ti ho ancora mai utilizzato. Sei un porcedu mega arrabbiato con la vita. Vediamo un po' se riesci a fare qualche bell'attacco caricato, che non sarebbe male. Dai, ancora 8000 di vita, ce la possiamo fare, figlioli. Oh, mi dicono dalla regia che l'attacco di Rush Roar è super efficace contro il boss. È veramente molto efficace il suo attacco. Gli fa quasi 300 di danno. Quello di Daydream ha malapena poco più di 100. Però sì, l'unione fa la forza. Eta! Dai, che mi sono praticamente curato. Ok, ha ancora 3000 di vita e abbiamo più di 5 minuti. È fatta, figlioli. Aspetta che non me la gufo da solo, si sa mai, con la sfiga che mi ritrovo. Ok, ancora 700, ragazzi. Un paio di attacchi ne è fatta. Aiutatemi, amici miei. 247. Sei morta, bastarda. Sei bella che morta, sì. Abbiamo eliminato il boss. Alleluia. Il che ci ha permesso anche di level upare considerevolmente. Bene, bene, bene. E mi hanno anche dato 5 punti di tecnologia antica. Bene, direi. E ci hanno portato sulla cima della torre. Ok. Wow. C'è una bella vista da qua su, in effetti. C'è un accampamento nemico. Aspetta un attimo. Abbiamo 3 punti abilità, quindi vediamo di aumentare la vita, il peso trasportabile e un pochettino la stamina, perché siamo un po' lentini di tanto in tanto. Olè, ottimo. Killamari, se io salto tu mi aiuti a planare, vero? Ok, speriamo. Come funziona? Oh, ha funzionato! Ha funzionato, stiamo planando, incredibile, ma vero? Wow! Sei utilissimo, ciccio, grazie dell'aiuto. Oh mio Dio! Sei fatto così sotto? Preferivo non saperlo. Ok, il nemico potrebbe averci giusto un ciccio. Oh, aspetta, ha una barra della stamina. Mi sono accorto adesso che ha una barra della stamina. Porca la miseria. Fatto niente? Fatto assolutamente niente. Ok, vediamo di eliminarli. Sono solo di livello 5. Devo anche inaugurare la nuova lancia in metallo che abbiamo craftato lo scorso episodio. È super efficace contro la carne di questi bastardoni. Mi date una manina quando avete un secondo? Dai, Killamari, renditi utile, porca la miseria. Perfetto, dovremmo aver eliminato tutti. Quindi vediamo di liberare questo pal. Beh, questo è nuovo. Io non credo di averlo mai visto prima d'ora. E abbiamo ottenuto Nox. Ok, bene, credo. Ragazzi, mi farebbero comodo altri Fox Park, ora che ci penso bene. Ciao, piccolo stellino, non bullizzatelo troppo, mi raccomando. E no, catturalo, 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 prima che lo bullizzino ulteriormente. Ciccio, non uscire dalla sfera o giuro che ti ammazzano. E voilà, ottimo. Ciao pollo. Un pollo che passava di là. Ok, nel frattempo mi sono messo ad esplorare la zona circostante. Siamo sempre in una porzione di mappa che non abbiamo mai controllato prima d'ora. Abbiamo un forte laggiù. Ci sono un sacco di ragazzuoli in effetti da queste parti. Potremmo portarci via qualche altro Capriti, giusto per ottenere dei punti esperienza extra, che tanto schifo non mi fanno. Ragazzi, non bullizzatelo troppo. Dobbiamo solo buttargli un po' giù la barra della vita. Non ci serve nulla morto, aspetta. Capriti, fatti addomesticare, veloce, veloce, veloce. Quello esce, quello esce. Eccoli, lo dicevo io. Ok, tentativo numero 2. Intanto attacchiamo anche l'altro Capriti. Vediamo se riusciamo a prenderlo. La volete smettere di ribellarvi? Ok, questo l'abbiamo catturato. Questo invece dovrà... No, 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 no. Abbiamo catturato anche quest'altro. Ottimo. Altri punti esperienza facili, facili. Mi avete detto inoltre che i PAL in futuro li potremo fondere tra di loro, creandone quindi una versione più potente. Allora, diamo un'occhiata anche a questo forte. Probabilmente ci sarà una boss battle. È vero, è sempre troppo utile sta cosina. Continuo a dimenticarmene. Aspetta, 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 aspetta. Se ho visto bene. Sì, il Leaf Monk. Aspetta, Leaf Monk, Leaf Monk. Vieni qua, adorabile stellino. Caccia la miseria. Entra nella sferetta. Perché uno di voi ho bisogno che venga in viaggio con me assolutamente. No, 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 che me lo bullizzate tantissimo. E niente, si ribellano, ma porca di quelli per poca. Lo attacco io, non attaccatelo voi. Dai, voglio vedere la tua mitragliatrice. Avanti, entra nella sferetta. E voilà, ottimo Leaf Monk numero 2. Mentre invece qua in cima alle scale abbiamo un altro viaggio veloce. Perfetto, ne stiamo sbloccando un sacco. Aspetta, aspetta, aspetta. Un altro Leaf Monk. Vieni qua,
Vieni qua, vieni qua, vieni qua. No, 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 ti ribellare, avanti. Accetta il tuo destino di creatura inferiore ed entra nella mia sferetta. Era già al 78%, quindi è una vittoria assicurata. Ok, peccato che siano tutti di livello basso fino adesso. Ah, che sfiga. Però stiamo andando in direzione di Chillet, che neanche a farlo apposta si dovrebbe trovare poco più avanti. È una vallata comunque relativamente tranquilla. Sì, ragazzi, lo so, siamo tutti molto ma molto affamati. Portate pazienza che finalmente ho trovato un po' di baccucce. Della serie meglio che nulla, perché pure la nostra Gian Brunilde ci aveva una fame che non ci vedeva. Mi sono completamente dimenticato di portar via del cibo. Ecco qua, perfetto. Dire Howl, mangia anche tu. Della serie meglio che nulla. Ecco qua, siamo tutti decisamente molto meno affamati. Allora, volevo provare a catturare quel... come cocchio si chiama? Mi sono già dimenticato. Chillet, che si trova, credo, là sopra. Wow, ma è il vostro bioma, santo cielo. Sì, eccolo laggiù. Lo vedo, lo vedo, lo vedo. Allora, evitiamo di far minchiate, ma dovremmo essere abbastanza forti da poter catturare il danzatore della pianura. Oh, piccolo stellino. Ok, c'ha 1158 di vita. Ragazzi, non fategli troppo male. Cerchiamo di... oh, wow, ok, lo stiamo letteralmente devastando. Bunny, 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 bunny. Ma mi fa strano. Si muove in maniera molto bizzarra. Ok, ok, aspetta, richiamami Dire Howl, perché qua davvero rischiamo di ucciderlo prima di riuscire a catturarlo. Ok, proviamo a lanciare la sferetta. Chi è che mi ha attaccato? No, 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 aspetta, aspetta. Porca la miseria, non uccidetelo. Probabilmente respawnerà se sono fortunato. Vai, niente, niente, si deve ribellare, deve rompere i maroni. Ok, 100% e abbiamo catturato un altro boss, il che mi ha dato un altro punto di tecnologia antica. Stiamo veramente procedendo alla grande, figlioli. Perfetto. E soprattutto abbiamo raggiunto il livello 17. Ottimo. Vediamo di aumentare casomai il nostro attacco del 2%. Il 2% non è nulla, non mi cambia praticamente niente. Senti, aumenta la capacità di trasporto, perché tanto dobbiamo spostare sempre risorse avanti e indietro, avanti e indietro. Pertanto, tanto vale prendere la palla al balzo. Allora, come avete visto, questo è il bioma perfetto in cui catturare un pochettino di cervi in modo tale da ottenere esperienza gratis. No! Facile, facile. No, no, scusa, ti stai portando via il cadavere. Scusi, in realtà stavo cercando di catturarla. Però mi ha dato della pelle. Comunque dovevo prendere della pelle in un modo o nell'altro. Abbiamo ottenuto qualcosa di utile. L'elefantino, aspetta. Elefantino. L'ho mancato clamorosamente. Vieni qua, piccolo bastardo. Sei solo di livello 1? Dai, non mi dire che non riusciamo a catturarlo. Ok, grazie 100%. Mi avete detto nei commenti che l'elefantino dovrebbe essere in grado di curarmi tramite una sua abilità passiva secondaria. Guarda quanto è utile, santo cielo. La planata, signore. Dove poi è andato? Era qua fino a un secondo fa. Ho girato l'angolo. Eccolo là. Pensavi che non ti avessimo visto? No. No, ragazzi. Cerchiamo di non uccidere almeno questo. Per favore, ve lo chiedo in ginocchio. No, sì, però anche a te non metterti in pericolo da solo. Tanto lo sappiamo tutti che uscirà dalla sfera, perché mai una cocchia di gioia. Olè! 100%. Ottimo. Lo vedo solo io o quell'albero luccica veramente un sacco? Cos'è sta roba? Ci sono un sacco di frutti strani. Ok. Tu raccogli tutto. E abbiamo anche una di quelle statuine. Perfetto. Ma dove poi sono? Aspetta, ma siamo tipo sopra la nostra base. Eccola laggiù. Aspetta un secondo. Possiamo ritornare indietro anche senza utilizzare il teletrasporto. Devo capire come si può scendere rapidamente. Se faccio così e lo attivo manualmente di tanto in tanto, evitiamo di distruggerci le ginocchia, che non mi pare la cosa peggiore della vita. E voilà, come per magia abbiamo fatto ritorno. Dire Howl, che succede? Sei finito in acqua, ciccio. Ti sei tipo scolorito. Sei tipo scolorito. Ah, ok, si è ripreso un attimino. Ah, a posto, figlioli, potete nutrirvi, darmi una mano alla base e tutte cose. Ok, la vita qua procede abbastanza serenamente. Direi che avete anche estratto troppe risorse. Ok, provo a raccoglierne io un po'. Ma oddio, ho genuinamente paura del peso complessivo. Da quando abbiamo messo quelle cave, come ho detto più volte, i nostri ragazzuoli hanno estratto una quantità spropositata di risorse. Allora, fatemi scaricare un po' di roba qui, perché siamo pieni zeppi di tipo tutto. Avevamo 4 bistecche di mozzarella. Ah sì, la mucca. È vero, mi ero completamente dimenticato di lei. Mettiamo a cucinare la carne di capriti. Perfetto, così dopo mi faccio una bella mangiata. Le 10 megasfere verdi, me ne ero completamente dimenticato. Mentre invece qua, in teoria, possiamo finalmente craftare nulla, telone, perché ti manca ancora il tessuto. È vero, dobbiamo andare a uccidere un po' di pecorine. Ci mettiamo nulla, figlioli, ci mettiamo nulla. Non vorrei dire una cavolata, ma anche il Kremis dovrebbe andare bene. Ragazzi, dovreste poterlo shottare alla velocità della luce. Sì, mi ha dato un po' di lana. Presto!
trucidiamo tutti i Kremis del circondario. Ok, non posso attaccare mentre sono a bordo del nostro deltaplano. Non so come altro definirlo, piccolo stellino. Cos'è sto rumore? Oh, wow! È una cattiva shiny! Allora, Dire Howl, torna indietro perché tu l'ammazzi in un solo colpo. Aspetta, provo a catturarla io direttamente. Non intervenire. Una shiny così, senza il becchio minimo rispetto. Dai, è di livello 2 gioco. Perfetto! Due shiny in un'unica puntata, chi l'avrebbe mai detto? Ah sì, stavamo uccidendo le caprette locali per ottenere un po' di lana. Giusto, giusto, mi era già passato di mente. Ok, dovremmo aver commesso abbastanza omicidi. Vabbè, palicidi in questo caso. Troppo pratico. No, solo guardare, non guardare mai verso l'alto, Nino, non farlo mai più. Che è meglio. Oh no, dovremmo ammazzare altre creature. Ho ottenuto solo 2 unità di tessuto. Sì, ma che 2 maroni, ci deve essere un modo per ricavarlo in maniera più pragmatica. Non lo so nemmeno io, figlioli. Avanti. Domanda da 1 milione di dollari. Perché sopra l'icona di Chillet c'è il simbolo della cattiveria? Cosa vuol dire che se lo spawniamo direttamente qua al villaggio rischia di attaccare gli altri? Perché sarebbe davvero un bel problemone, in effetti. Inoltre ho scoperto che Dinosom ha 2 in raccolta legna e 2 in cose con le piante, mentre invece il nostro cervo ha solo 2 con la legna. Quindi togliamo lui e mettiamo l'altro. E potete vedere che si è già messo al lavoro. Ah, piccolo adorabile stellino, bravo. Wow, ok, ha seminato il tutto molto ma molto più rapidamente. Ci serve un sacco di cibo, non so nemmeno a che punto siamo con il cibo, onestamente. Ciao Kremis, addio Kremis. Ottimo. Ce n'era un altro là sopra, dove è finito? Aspettate che c'è un ovetto, mi sono accorto adesso. Chissà quanto ci vorrà a trovare la maledettissima incubatrice. Che poi, col culo che mi ritrovo, saranno uova di creature completamente inutili. L'ho trovato, ho bullizzatolo male e... addio ciccio! Ed è morto, peccato. Allora, datemi mezzo secondo che c'è una chest qua giù. Troppo bella la planata! No, no, mi semplificherà veramente un sacco la vita, questo è poco ma sicuro. Grazie, molto gentile. Ah, un Kremis morto! Mi domando come sia potuto accadere, in effetti. Vabbè, è un mistero a cui la scienza non sa rispondere. Oh wow ragazzi, quanta roba avete raccolto. Giustamente il pollo shiny mi dà delle uova. Guarda che non erano le risorse più utili in questo caso, ma vabbè dai, appena possibile vedrò di sostituirlo. Ok, ora finalmente abbiamo tutto il tessuto per fare la sellina di Nightwing. Yay, ragazzi, oh mio Dio, ci vorrà una vita a craftarla. Qualcuno dà un aiutino? Mi avete ignorato completamente, piccoli bastardi. Ricordatevi chi è che vi dà da mangiare. Ma non è possibile. Non conto più nulla per loro. Per davvero, ragazzi, sono super offeso. Sono qua da almeno 3 minuti a tenere premuta la F. Ma che stracocchio. Vabbè, appena craftata la sellina, spicchiamo il volo e raggiungiamo la location della nuova base. Da lì potremo estrarre una immane quantità di metallo. Beh, di minerale quantomeno. Ok, ci siamo, signori, è fatta. Non ci credo mai nella vita. Se... dammi la sellina, dammi quella cocchia di sellina che stavo per partire senza averla raccolta. Allora, andiamo a dormire, così nel frattempo sorge nuovamente il sole. Oddio, dimmi che posso riparare la mia armatura, perché sicuramente ce l'hanno danneggiata durante i precedenti scontri. E il gioco dice, devi avere della pelle. Ho la quantità giusta giusta di pelle e ripariamo anche il nostro arco, il nostro piccone. Forza gioco. Grazie, molto gentile. Nel frattempo chiediamo ai ragazzuoli di craftarmi almeno 80 di frecce. In questo caso sì, qualcuno dovrebbe venire almeno a fare il suddetto lavoro. Anche se sembra che stiano davvero tutti battendo la fiacca. Allora fatemi raccogliere anche questo arrostino. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, vediamo di aggiungere Nightwing alla nostra squadra. Per adesso ne abbiamo solo uno di livello 11. E vabbè, poco male. Puoi sostituire... oddio mio, direi... Melpaka? Ma sì, perché Rush Roar ha raggiunto il livello 17 e si è comunque dimostrato un pal di tutto rispetto, soprattutto durante le battaglie. Allora, signori, sono un pochettino emozionato. Spawniamo Nightwing. Ciao piccolo stellino, se premo F... oh, finalmente possiamo volare! Non ci credo mai nella vita, aspettate che devo capire come... come andiamo verso l'alto? Ah ok, devo tenere premuto barra spaziatrice e pian pianino ci solleviamo. Oh oh, c'è solo un piccolo problema. Mano a mano che voliamo, la sua stamina scende, il che vuol dire che non può volare all'infinito. E temo che precipiteremo se la barretta raggiunge lo 0. Oh wow!
Ed ecco qua, infatti, che siamo precipitati. Dicevo, ora esplorare la mappa è decisamente molto ma molto più semplice. Che poi non ho capito, è la mia stamina o è la sua stamina? Cioè, la possiamo potenziare in qualche modo? Ed eccomi arrivato in cima alla torre. Aspetta un secondo, come facciamo a atterrare? Allora, con Ctrl si scende e con F posso smontare. Io vorrei quello. Scusate, mi passate quello. Ah, lo posso afferrare mentre sono a bordo di Nightwing. Perfetto. Ok, continuiamo la nostra esplorazione. Ah no, aspetta, dovrei raggiungere la location che abbiamo visto lo scorso episodio. Ricordati tu dov'era. Direi che è questa, perché vedo degli ampi spazi in cui poter craftare, come dicevamo, la nostra base. C'è solo un piccolo problema, Lonino non hai raccolto le risorse. Oh wow, dall'alto adesso riesco a individuare più facilmente eventuali tesori, chest. E chi più ne ha più ne metta. Sì, dopo un po' precipita. Oh, zio Billy, ok, si ricarica abbastanza velocemente la stamina. Però lo ammetto, è un pochettino snervante. Guarda, guarda quante sferette, uova, sferette, uova. Tutti oggetti sferici, in pratica. Allora, assicuriamoci di avere con noi un cicinino. No, giusto un po' di roccia. No, troppa? Mi sono già appesantito considerevolmente. E raccogliamo anche un po' di legna. 1400? Come faccio a pesare 1400? Oh, ma po'. No, non volevo. Cretina. Ok, ragazzi, io riparto, tentativo numero 2. Mi raccomando, datevi da fare. Ma tu fai tutto di coda? Oh, vabbè, l'importante è che ottieni dei risultati. Ok, vediamo di darci da fare. Forza, forza, il viaggio sarà molto più lungo. Non premere shift, zio Billy Lon, altrimenti consumi tutta la cocchia di stamina. Che poi sono stato pirla pure io, potevo teletrasportarmi a questo accampamento e poi raggiungere la prossima location. Ma vabbè, dettagli. Allora, intanto piazzami un segnalino lì. Onestamente speravo che sarebbe stato visibile anche al di fuori della mappa, ma così non è. Ah, un vero peccato, un vero peccato. No, ok, siamo onesti, è stato un viaggio veramente molto semplice. Oh mio Dio, nel frattempo hanno catturato qualcun altro. No, 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 ignoratemi, ignoratemi, non ci voglio dire. Oddio, che faccio? Mi fermo un attimino. Vabbè, dai, visto che siamo in zona a sto punto. Ah, le frecce! Mi sono dimenticato di andare a prendere altre frecce, dicevo. Vediamo di bullizzarli senza il benché minimo rispetto. Nightwing ci dovrebbe poter anche dar fuoco di supporto dall'alto. Immagino. Ciao, ragazzi, voglio solo liberare questo strano pal. Oh, sembra tipo un coniglietto pasquale. Ma guardalo, piccolo stellino. E voilà, ottimo. Abbiamo ottenuto Ribbuni. Allora è un coniglietto pasquale. Ragazzi, potreste non attaccarmi l'uccello cortesemente? Scusate, Dovrei tipo spiccare il volo grazie a lui. Wow, sta lanciando letteralmente degli uragani in faccia a sti deficienti. E voilà, addio signore e grazie delle munizioni. Ok, non credo che abbiano nulla per noi, quindi ripartiamo all'avventura. No, davvero, è troppo pratico. Chi avrebbe mai visto questa chest? Aprila, perfetto. Monetine, sfere pal e via dicendo. Ok, dobbiamo andare oltre quella montagna e il gioco è fatto. C'è un piccolo problema. A quanto pare sono finito nella zona sbagliata, perché qua non ci sono i minerali che speravo. Ma c'è un accampamento nemico invece. Ma che stracocchio. Ok, forse era al... Oh, wow. Cos'è quella strana struttura laggiù? Sembra una vecchia cattedrale abbandonata, molto ma molto in disuso. Oh, non mi dite che... Sono così pirla da essermi perso? Lo sappiamo tutti che è interamente possibile. Ok, ok, ho ritrovato la zona. Eccola qua. Infatti mi sembrava strano che fossimo arrivati fin laggiù. Ok, dovremmo avere un sacco di spazio, come dicevamo, qualora decidessimo di piazzare qua una seconda base, oppure di spostare qua la nostra base principale. Guardate quanto minerale! Che meraviglia, figlioli, che meraviglia. Allora, vediamo finalmente di atterrare. Oh, ora dobbiamo decidere, ovviamente, dove piazzare la pal box. Più che altro è che non riesco a vedere la sua area d'azione. Allora, facciamo una prova. Per adesso me la costruisci direttamente qua. E dopo, casomai, vediamo come si comporta. Perfetto. Oddio, riesce a includere alcune, ma non tutte le rocce con i minerali. E riesce a includere, invece, tutta la zona superiore. Quindi, dai. Al momento sono abbastanza soddisfatto, casomai scoprirò se c'è qualche mod che ci permette effettivamente di aumentare la sua area. Sì, non ho intenzione di farmi limitare dal gioco stesso. Gli upgrade della base continuano da 10. Per fortuna, figlioli, per fortuna. Aspetta un attimo, ma ovviamente qua possiamo mettere 10/11 pal differenti. Ah, bene, 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 bene. Per un secondo credevo che gli slot fossero condivisi. Allora, abbiamo qualcuno in grado di fare il minatore? In effetti sì. Per quanto sia solo a livello 1, cattiva,
può raccogliere direttamente le risorse minerarie. Peraltro è in versione shiny. Pertanto, se siamo fortunati, dovrebbe avere qualche statistica extra che non mi dispiace proprio per nulla. Ok, diamo un'occhiata agli altri, ma non vedo nessuno di sufficientemente utile. Beh, di sicuro ci servirà un Fox Park per sciogliere tutte quelle risorse. Poi ci servirà qualcuno che gestisca i campi, ovvero un Capriti, direi che potrebbe fare al caso nostro. Ci servirà qualcuno che irrighi il tutto. Allora, vorrei mettere il signor Celarei, che è in grado anche di trasportare le risorse all'occorrenza. Ottimo. E chi altro possiamo schierare qua? Oddio, Leafmunk fa praticamente di tutto. Ok, è un pal a tutto tondo. E questo nuovo Ribanni non ha nessuna caratteristica speciale, in effetti. Oh, vedo che qualcuno di voi si è messo già al lavoro. Bravi, sono proprio fiero di voi. Dobbiamo anche creare una sorta di piattaforma che gli permetta di ritornare su senza troppi problemi. Mi sa che dovremmo costruire forse qualche chest direttamente qua in zona. Allora, per adesso piazziamole qua molto ma molto volgarmente. Gliele preparo io, perché il mio obiettivo è raggiungere il livello, credo 18 almeno mi pare che fosse, in modo tale da sbloccare le strutture in pietra. E da quel momento in poi inizieremo a craftare una base di tutto rispetto. Guarda quanti minerali, che spettacolo. Ciccio, mi torni dentro che mi metti ansia, grazie. Mi dicono dalla regia che la Giambrunilde c'ha fame. La Giambrunilde c'ha sempre qualche problema, porca la miseria. Ecco qua. Qualcuno mangia decisamente molto più degli altri. Oh no, ci stanno per attaccare. Ci attaccano qui o ci attaccano dall'altra parte? Domanda molto ma molto legittima. Il gioco non è stato molto chiaro. Quando hai due basi, il dubbio ti sovviene. Ok, direi che ci attaccheranno proprio qua. L'alleanza liberate i pal. No, 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 ma che, ma stiamo scherzando. Ok, dobbiamo andare ad attaccarli quanto prima. Ma sono tantissimi. Ma mi prendi in giro? No, 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 no. Levatevi dai maroni. Oh, porca miseria, non abbiamo abbastanza pal per riuscire a difendere questo posto. Attaccateli. Attaccateli senza il becche minimo rispetto. Wow. Ok, li stiamo veramente devastando. Pezzenti maledetti, ti insegno io ad attaccare le basi altrui. Libera sta ciolla altro che i pal. Aia. Mi hanno attaccato, bastardi. Ragazzi, presto, date una mano alla vostra padrona. Oh, io qua ci schiatto. Che succede se mi ammazzano durante un raid? Ok, true, uccidato anche questo. Devo recuperare l'elefantino, che mi permetterà di curarmi. Ciccia attacca, ciccia attacca. A caso, attacca qualcuno, non lo so nemmeno io. Ah, mi stanno facendo malissimo. E non ho neanche craftato lo scudo. Ragazzi, attaccateli tutti voi. Attaccateli tutti voi, veloci. Ho 85 di vita, ci sto per morire, ci sto per morire. Aspetta che scendo, aspetta che scendo. Oh, ok, spero che i ragazzuoli riescano a difendersi da soli, altrimenti io sono nella M più totale. Come va qua sopra? Tutto bene? Sì, sembra che stiano battendo in ritirata. Oh, meno male, abbiamo fatto una carneficina praticamente. Credo che i nostri ragazzuoli siano tutti sani e salvi. Oh, non potete farmi prendere questi attacchi di panico all'improvviso. Ok, l'importante è che siate tutti sani e salvi, questa è la cosa più importante. Allora, ritornando a noi, dovevo craftare delle scale, non so nemmeno io come piazzarle allo stato attuale. Ah, le fondamenta possono anche essere messe in posizione sopraelevata. Oh, molto ma molto bene, quindi vuol dire che adesso ci posso agganciare le scale? Sì, vorrei mettere altre scale, ma il gioco dice giustamente non è connessa a nessuna struttura. Dite che poi ce la fanno a saltare tipo così? E da questo punto in poi dovrebbero poter salire in tutta tranquillità. Beh, quantomeno me lo auguro. Se sono così tanto impediti, gli sparo direttamente io. Ragazzi, avete finito di raccogliere legna? Me ne serve un po', non così tanta. Come al solito stanno esagerando. Allora, qua potremmo mettere i letti per i nostri ragazzuoli. Creiamo una piccola struttura. Non deve essere una cosa esageratamente bellissima. Ecco qua, dovrebbe essere... Ti puoi spostare, Ciccio? Ti devi spostare? E ci sono i palli in mezzo, il gioco ti dice no, non ti faccio craftare nulla. Ti sto odiando tantissimo. Ti devi levare, Ciccio. Oh mio Dio, dei Dream, ti sto odiando. Ti sto odiando un sacco. Ok, non penso che tutti avranno i lettini per adesso. Cerchiamo di sfruttare al meglio lo spazio disponibile. E dopo li crafto anche le varie paretine. Levatevi, ho detto. Oh, abbiamo finito la fibra, porca di quelli per porca. Ok, per adesso tre di voi avranno il letto. Casomai torno indietro a recuperare il resto delle risorse della fibra. E chi più ne ha più ne metta. Direi di piazzargli casomai qualche finestrella, così non gli sale la claustrofobia. Olle. Poi chiudiamo il resto con dei muri standard. Io spero che riescano a passare tutti. Ovviamente a loro la porticina non la metto. Facciamo una struttura cosa succede? Materiali insufficienti. Ah, ho finito il legno. Beh, non credo che sia un problema. Ragazzi, mi state facendo salire un'ansia assurda. Siete davvero troppo attaccati al culo. E nessuno sta raccogliendo i minerali laggiù.
che era l'obiettivo principale di questa base, ma obbe dettagli. Ottimo! Ok, e i letti intanto li abbiamo piazzati. Che dite, gli faccio anche un tetto? No, per adesso vi accontentate, se piove sono cavolacci vostri. Ciao cattiva Shiny, porta pazienza un secondino che ti faccio vedere qual è il tuo compito. Ecco qua, tu devi raccogliere i minerali. Vediamo se l'ha capito. La vedo un pochettino confusa. No, non devi trasportare, raccogliere minerali non è un concetto difficile. Casomai fuori dal loro dormitorio gli mettiamo la feed box, ovvero la mangiatoia, così all'occorrenza si possono nutrire, perché penso che avranno fame, molto ma molto in fretta conoscendoli. Dovrei avere un po' di baccucce, disse il telone rendendosi conto che in realtà aveva solo i semi delle baccucce. Ma vabbè, non è un problema, torno dopo indietro a recuperarli, possiamo sempre craftare un po' di campi direttamente qua sotto, anche perché abbiamo un sacco di spazio a nostra disposizione. Sopra magari verrà la zona più operativa, gli alloggi. Adesso vediamo come organizzare il tutto. Ci sono comunque un bel po' di alberi in zona, quindi le risorse primarie non saranno un problema. Ciccio, ti devi levare, perché la tua codina lì mi rompe i maroni che non c'hai idea. Ecco qua, una, mettiamone almeno tre, perché sì, avranno bisogno di un sacco di cibo sti bastardoni. No, cattiva, devi raccogliere i minerali, non devi costruire cose. Peraltro sei lentissima a costruire. Ok, vediamo anche di irrigare intanto i campi. Per adesso sono tutti in ottime condizioni i nostri pal di questa base. Ci vorranno un paio di episodi probabilmente prima che diventi completamente operativa. Brava ciccia. Ho la vaga impressione che non siano in grado di salire o scendere, perché sì, stanno avendo decisamente troppi problemi allo stato attuale. Ok, ha funzionato, ha funzionato. Ho messo una piattaforma e altre scale e ora possono andare avanti e indietro. Oh, alleluia. No, cattiva, ne abbiamo già parlato, ciccia, ti voglio bene. Vieni qua, no, vieni qua, porca la miseria. Allora, facciamo una cosa tattica. La mangiatoia qua è stupida, non ha minimamente senso di esistere, perché ogni volta loro portano su il cibo direttamente dai campi, il che gli richiede decisamente troppo tempo. Quindi la piazziamo direttamente qua sotto, ottimo. Così il viaggio che devono fare è nettamente inferiore. Sì, ragazzi, se costruissimo anche il resto, la butto là a sto punto, visto che dovremmo avere tutto il necessario. Anzi, ora che ci penso bene, in una delle chest qua sotto vi lascio i semi. Ne abbiamo 17, ma è meglio che nulla. Così potete tranquillamente coltivarvi i campi da soli. Quello lì irriga. Oh, ok, dal punto di vista alimentare dovreste essere operativi. Allora, cattiva, porca la miseria, mi puoi raccogliere i minerali? A mining di livello 1, non capisco perché non lo faccia tuttavia. Ah, aspetta, è codarda ed è distruttiva. Ah, ah, questo è un problema, la sua sanità crolla il 15% più rapidamente. Ok, ho aggiunto anche una cattiva un pochettino più piccola. Vediamo se tu almeno... Non ti ho detto che voglio salire, ma smetti con sta storia. Fa che roba, se ne sbatte altamente le balle. Ok, questa non l'ho capita minimamente. Non ha senso dal mio punto di vista. Salve, sono il trono del giorno dopo. Allora, ho dato un'occhiata online, se ho capito bene, solamente i pal che hanno il livello 2 nell'abilità di raccolta minerali e via dicendo, si metteranno effettivamente a raccoglierci i minerali. Altrimenti raccoglieranno pietra, e come potete vedere... Uè, la pietra la raccoglie la bastarda. Ti sto odiando tantissimo, quindi... Sì, nel prossimo episodio dobbiamo trovare qualcuno di decisamente più potente, oppure mi dovrò mettere praticamente io a raccogliere i minerali come non ci fosse un domani, perché non ho niente di meglio da fare con la mia stracocchia di vita, ma vabbè, dettagli. Buona gente, direi che per questo episodio quindi ci possiamo fermare qua, c'è ancora un sacco di lavoro da fare e via dicendo. Nei commenti ovviamente fatemi sapere, ma schizzarabè, cosa ne pensate? Lasciate un bel mi piace, altrimenti verrete attaccati da un'orda incredibile di animalisti, e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!